Mini recensione richiesta da Edward Pellegrino, che vuole che faccia due parole sull'album del 1998, quindi recensione musicale di Fatboy Slim, You Have Come a Long Way Baby, appunto del 1998. Secondo disco dopo il primo, che era in realtà una collezione dei singoli. Il nostro Fatboy Slim in realtà è Norman Cook, l'ex bassista degli House Martins, che a fine anni 80 iniziò a diventare un DJ con vari nomi abbastanza famoso nell'ambiente. Chemical Brothers decide di dargli una possibilità, gli produssero i primi singoli e da lì poi venne fuori questo disco. Disco che ha venduto anche tantissimo e che mescola tutte le influenze del nostro, nonostante la base dance e la base appunto dancerezia del tutto. Ma c'è il soul, c'è il jazz, c'è il funky, c'è il lounge, c'è la chill out, c'è il rock, c'è la psichedelia, c'è un po' di tutto in questo disco. Meravigliosa Right Here Right Now, che aveva anche un video eccezionale. Impossibile non citare Praise You, altro pezzo che ha venduto tantissimo, che è di una bellezza incredibile, con questo miscuglio fra acid soul, questo rock mescolato appunto a questo modo ballabile che appunto Fatboy Slim in questo disco porta ai suoi massimi livelli. Un disco comunque ottimo, che mescola tantissime, come ho detto, influenze. Soul Surfing, un altro pezzo da ricordare, un altro pezzo incredibile appunto, che non si scolda del rock and roll. È un disco molto particolare, un disco che va ascoltato, un disco secondo me di quelli che mostrano il talento di Norman Cook in tutta la sua forza, perché naturalmente fra campioni, composizione e tutto, qui siamo veramente di fronte a un disco che ha dentro dei pezzi uno più bello dell'altro, in quel senso un disco importantissimo per l'epoca, che vendette un casino, come ho detto, che tutti noi ballavamo volentieri e che ascoltavamo volentieri, soprattutto la meravigliosa Rockefeller Skank, che mescolava il surf al rave up, all'hip hop, c'era di tutto dentro, un pezzo stratosferico di quelli che rimarranno nella storia della musica pop e rock tutta. In conclusione, un disco dance di quelli che si ascoltano sempre stravolentieri, che ha 22 anni e che ne dimostra due, importantissimo poi per molti altri che ne seguiranno le orme. Fatboy Slim poi continuerà con un altro paio di dischi, però tranne quello dopo, che magari è ascoltabile, poi quello dopo ancora secondo me è fallimentare, dei primi 2000 mi pare, lo comprai e l'ho rivenduto subito perché era veramente secondo me di poco conto. Per il fatto che questo disco comunque è un ottimo disco e che appunto vi consiglio assolutamente di ascoltare e soprattutto di acquistare, perché è qualcosa che dovrebbe rimanere nella vostra collezione dei dischi, un'opera comunque, come ho detto, che forse non è un capolavoro, forse non è un capodopera, ma che comunque rimane essenziale per chiunque ami un certo tipo di musica dance e per chiunque ami come me un certo tipo anche di voglia di mescolare 6.000 stili per tirarne fuori poi uno che in realtà Slim rimane originale, e in questo il disco è caldissimo, oltre ad aver venduto appunto uno sbotto. Comunque grande disco veramente, che credo in molti conosciate, e che chi non conosce sarà bene che si vada a riascoltare. Al solito i link sono qui, per Patreon è qua sopra, e come al solito il link Amazon è sotto, mi piace, insomma tutte le cosette, iscrivetevi al canale se l'avete fatto. Ma sta di fatto che questo Fatboy Slim e questo suo disco You've Come, diciamo così, del 1998 è e resta una pietra miliare, in realtà un pezzo di storia della musica dance che non deve assolutamente mancare, dal trip hop all'hip hop all'acid al rock al rock and roll al surf, tutto viene mescolato e campionato da quel folle di Norman Cook, che qui c'entra di mortone il bersaglio.